al modo di rispondere. Io riferirei la risposta a due ambiti. Uno, vi dico francamente, è quello al quale tengo di più, mi prende, ed è quello giovanile. Perché l'adulto è anche un po' responsabile dei suoi comportamenti, ma il bambino subisce le deviazioni degli adulti che gli stanno accanto, e allora è un'altra cosa. I bambini hanno il diritto a riappropriarsi del gioco, hanno il diritto a poter fare un'attività sportiva gioiosa, serena, che non li faccia trovare sempre di fronte ad una valutazione inflessibile del loro valore, no? Se non come stimolo per crescere. E in questo senso io vedo, ma credo che la mia sia una visione da visionario, io vedo una organizzazione autonoma per lo sport giovanile, che io ho cercato di definire Confederazione dello Sport Giovanile, perché i giovani hanno bisogno non di allenatori specializzati, ma hanno bisogno di allenatori formatori che conoscono lo sport complessivamente. Non c'è bisogno che conoscano la minuzia del salto con l'asta o di un'altra specialità sportiva, perché quello che conta soprattutto è farli crescere per il futuro. Vi ho spiegato prima quello che intendo io per crescere, soprattutto la crescita dell'autostima, che diventa una molla, una forza interna è formidabile. Dopodiché c'è questo mondo dello sport amatoriale. Questo mi dispiace dirlo, questo ha appestato il mondo dello sport, lo ha abbruttito. Ora, la frase mia detta così può apparire generalizzante, perché se noi assistiamo ad una gara di maratona ci accorgiamo chiaramente che anche questi amatori di una certa età la interpretano in maniere molto diverse. Ci sono gli ossessionati, che li conosci senza tanti problemi, li vedi subito, arrivano al traguardo, anche se hanno 50 anni arrivano cadaveri, ci sono quelli sereni e tranquilli, che se c'è qualcuno che sta arrivando, che sta sopraggiungendo sul traguardo insieme a loro, lo affiancano e arrivano al traguardo, sereni e tranquilli. Dico io che lo sport è un compagno di vita che assolutamente non può mancare in nessuna delle nostre età, dalla prima fino all'ultima, e che ci migliora enormemente il nostro livello di salute, ma deve essere adeguato ad ogni fascia d'età. Allora, noi raccontiamo davvero la storiella a un sessantenne che possa fare la maratona senza ricavarne danno? Ma guardate che è un terno all'otto, può darsi pure che faccia 3 o 4 maratone senza subirne danno, ma alla fine i micro danni o i macro danni arrivano, perché sono degli sforzi enormi. Allora, io suggerisco, in proporzione all'età, man mano che passano gli anni, aumentare il margine con il quale arrivare al traguardo di energie non spese. Quindi Silvia, tu fai la tua maratona, ma perché devi arrivare cadavere e fare 3 ore e 35 minuti quando puoi fartela tranquillamente in 4 ore e arrivare sereno e tranquillo il giorno dopo, hai pure voglia di uscire per fare una cena con gli amici e non di metterti a letto per i dolori che c'hai alle gambe? Ecco. Quindi equilibrio, soluzioni diverse e, ripeto, diamo un bel esempio ai giovani, perché amatori di questo genere un po' satanati, io non so che cosa possono fare con i figli.